È nato in Francia, a Parigi, erede della grande diaspora sefardita iniziata nel 1492, quando Colombo dai regnanti spagnoli fu inviato nell'avventura che portò l'umanità intera a scoprire il mondo e l'Europa sola a scoprire l'America, e in quello stesso anno fu posto termine, dopo 8 secoli, alla presenza islamica in Europa, presenza influente, e anche fu decretata la prima pulizia etnica contro gli ebrei. Di famiglia sefardita, Edgar Morin è erede di questo processo migratorio di cui, insomma, si è macchiata e ha continuato a macchiarsi la coscienza europea. È figlio delle 4 colonne in cui vedeva l'umanesimo del Cinquecento, l'identità europea. La domanda che cosa è l'Europa, i grandi umanisti rispondevano con un'immagine plurale. Quando diciamo identità pensiamo ad uno, all'unum, e gli umanisti, che sono alla base della nostra Europa, rispondevano con l'immagine di un edificio che poggia su 4 colonne, non su di una sola fondamenta. Le culture delle 3 grandi tradizioni monoteistiche, l'ebraica, l'islamica, la cristiana, e poi la classicità riscoperta dagli umanisti, ma non direttamente, ma attraverso la membrana critica della traduzione, in particolare araba, presente in Europa. Ecco, Edgar Morin nella sua vita e nella sua riflessione è figlio di questa complessità. Arriva al 68 dopo avere messo la sua cifra, la sua firma, inventando letteralmente la sociologia e l'antropologia del presente. Cito solo 2 tipi di grandi opere. Lo spirito del tempo, in cui analizza per la prima volta e assume sul serio, primo intellettuale, la cultura di massa americana, è del 56 questa opera. E poi l'altro gruppo di opere sul cinema, memorabili, come a Torino ci insegna la professoressa Simonic, memorabili. In tutte queste opere fu preso di mira dalla comunità, come si dirà poi dopo il 68, dei mandarin, dei mandarini, dei baroni accademici, in quanto accusato di non essere un sociologo, un antropologo serio a causa del carattere frivolo degli argomenti che assumeva a oggetto di studio e di riflessione, il cinema, la società dei consumi e così via. E nel maggio 68, scusate questi 2 o 3 minuti di contestualizzazione, ma anche di empatia con la storia di una vita, in quel maggio 68 Edgar Morin è già tutto ciò, una coscienza critica importante della società occidentale. E nel maggio 68, Edgar, tu sei praticamente il solo intellettuale a dedicarsi, ad andare a Nanterre, ad andare alla Sorbona, ad andare nelle facoltà occupate, cogliendo l'importanza dell'événement, dell'evento, della sorpresa, e assumendolo a oggetto di cronaca, di studio, di riflessione. E proprio esattamente 50 anni fa, dal 15 al 21 di maggio, pubblica una serie di articoli su Le Monde, assumendo e raccontando questo evento, questa sorpresa. E intitola questi articoli La Commune étudiante, con chiaro riferimento alla storia francese. E dopo un paio di settimane una serie di altri articoli su Le Monde, intitolati Una rivoluzione senza volto, sans visage.
poi tiene un seminario poco dopo nel suo corso all'École, assumendo uno sguardo meta discorsivo, un seminario sulle interpretazioni delle interpretazioni che si stavano diffondendo nel maggio e del maggio di questa primavera francese. E assume soprattutto tre temi inusuali per la politica, per la riflessione: la nascita di una nuova classe generazionale adolescente, il carattere per la prima volta mondializzato e mondializzante della rivolta studentesca che dilaga e che si era originata prima del maggio francese in embrioni molto creativi, immaginativi, agli antipodi del pianeta e in sistemi sociali e politici molto, molto differenti, nei paesi dell'Est, nella California, in Egitto, democratici, socialisti, dittatoriali, i più diversi. Ma che cosa accomuna? Che cosa accomuna questo élan vital, questa improvvisa sorpresa portata dalla singolarità di questo evento? E chi era Edgar Morin di fronte a questa sorpresa? Sì. La sorpresa era evidente in Francia, ma il fatto l'anno 68 è un anno dove sono arrivate molte ribellioni studentili nel mondo, nella planeta, è cominciato in California, Stati Uniti, e si è sviluppato in Egitto, Polonia, altri paesi. Allora, in Francia ha preso un carattere di un'amplitudine grandissima, perché questo movimento non si è trovato limitato alle giovani, è diventato un'esplosione sociale generalizzata. Beh, allora, l'interpretazione è difficile. Perché? Perché per me, maggio 68, si trova allo stesso tempo un fenomeno infrapolitico, soprapolitico e anche politico. Infrapolitico nel senso che è una cosa che possiamo dire, che posso dire, antropologico-storica. Che significa? Beh, significa che la storia umana, varie volte, scrittori come Rimbaud, in varie occasioni, arriva l'espressione di un'aspirazione, soprattutto nel mondo europeo occidentale, un'aspirazione a un'altra vita, una vita migliore, una vita con più di libertà, di autonomia, di realizzazione di se stesso, ma con comunità, fraternità. E questa aspirazione è arrivata in maggio. Come? Per il fatto che a partire dall'inizio degli anni 60 si ha fatto l'apparizione e il sviluppo di una bioclasse sociale adolescente. È vero che l'adolescente è conosciuto come momento di transizione, di pubertà fisiologica e mentale, però l'adolescente è diventato anche un fatto sociologico storico, nel senso che a questo momento è l'apparizione di una cultura adolescente con il rock che si è internazionalizzato, con vestiti comuni, jeans, con
un linguaggio comune, con riti comuni e con aspirazione all'autonomia, uscita della protezione dell'infanzia, della famiglia, ma con la paura dell'integrazione in la società come degli adulti, come adulterazione. E questo movimento giovanile generale, in diverse classi della società, e va a trovare nel mondo studente su possibilità di espressione, di lotta, è diventato in 68 un fenomeno quasi planetario. La cosa comune a tutte queste cose studentine era la ribellione contro l'autorità, autorità del partito in Polonia, del partito comunista, autorità della dittatura in Egitto, autorità della famiglia negli Stati Uniti e anche della politica con la guerra del Vietnam, ribellione contro l'autorità delle professori della università. Allora, questo movimento è sua realtà iniziale e la espressione di questa aspirazione antropologica a vivere in altro modo una vita migliore, più libera e più fraternale e comunitaria. Questa è la parte infrapolitica. La parte soprapolitica significa che questa aspirazione esistenziale sta cercando una espressione, una sua conceptualizzazione, su un movimento che permette di fare la realizzazione, sta cercando. E allora è arrivata una parte politica, sono arrivate le piccoli partiti trotskisti e maoisti che hanno detto a questo gioventù: ah, noi con la rivoluzione vogliamo fare la realizzazione delle sue aspirazioni. La società migliore, noi la prepariamo, da Mao, Lenin. L'idea, noi teniamo il programma per realizzare questo. Allora la politica è arrivata per, in un senso, parasitare questo movimento esistenziale, infrapolitico e politico, e dopo la politica ha pensato che maggio era una ripetizione generale della rivoluzione. E la rivoluzione era un mito fondamentale del secolo passato, che significa che con la rivoluzione vamo cambiare tutte le condizioni della vita, tutte le condizioni di oppressione, tutte le condizioni di alienazione e questo. Allora, in pochi anni, dagli anni 68 all'anno 1977-78, si disintegrò questa speranza della rivoluzione. Come? Come? Perché il fatto che in Cina è arrivato l'episodio grottesco della banda delle quattro e ha cominciato il discredito del mito di Mao Zedong. Alla stessa epoca arriva la critica di Solzhenitsyn e di tutti gli scrittori indipendenti che fanno la critica del sistema. Arriva
la verità che dans il socialismo e la illusione, ma la realtà non c'è questa fraternità socialista. E allo stesso tempo ha scoperto che il Vietnam, che era eroico Vietnam, è diventato il dominatore coloniale del Cambogia e si è trasformato in una dittatura di tipo staliniano. E anche Cuba, che era molto idealizzato, ha cominciato a essere criticato. Diciamo, la speranza concretizzata in questi paesi della rivoluzione si disintegrò di se stesso. E allora il problema è questo vuoto del pensiero politico, che è il problema di oggi. E allora la cosa sorprendente è che l'esplosione sociale è reale, ma con le negoziazioni con Pompidou, capo del governo, eccetera, si fa un compromesso, le possedenti hanno lasciato concessioni economiche ai lavoratori operai, e la cosa. E il movimento si è affaticato di se stesso e ha cominciato a fare un po', non c'è più benzina, è difficile di trovare le cose al mercato, ha cominciato la difficoltà della vita quotidiana. E questo movimento, che nei primi giorni era come una festa collettiva, non unicamente degli studenti, ma di tutte le città di Parigi e delle città, e questo movimento si è trasformato in una cosa che si è trovato isolato e è ritornato al potere con l'elezione per la destra tradizionale, con De Gaulle, eccetera. Tutto appareceva che niente non è arrivato. E allo stesso tempo tutto ha cambiato in le mente. La cosa che ha cambiato è la prima cosa che ha cambiato. Lei deve pensare che in questi anni 60, dove si diceva che il sviluppo economico in Francia, si diceva le 30 gloriose, le 30 anni che sono cominciate dopo la guerra di sviluppo economico, eccetera, le pensava che aveva una stabilità, che la società era tenere radici profonde nel suolo e va a sviluppare benessere, migliori condizioni di vita. E aveva l'idea di una società con un futuro ogni volta migliore per tutto, e questa era l'illusione sociologica anche di Raymond Aron, di tutta la classe elite dirigente della società. E allora ha scoperto che la parte subterranea della società era vuota, perché la cosa che è arrivata dalla California, che vale anche per la Francia, era che non unicamente le giovani di classe proletaria e povere avevano ragione di essere infelici, ma il rifiuto di questo benessere unicamente materiale, l'idea che il benessere può trovare elementi materiali, ma è una cosa molto più importante, molto più profonda. E voi mi parlate di questo. Allora, l'idea, e questa idea della stabilità, della perdurabilità della società, ha trovato in 1973 ancora una contestazione, perché è arrivata una crisi economica e questa società di prosperità ha cominciato
a diventare una società dove sviluppa la disoccupazione. E diciamo, gli eventi internazionali hanno mostrato oggi che non c'è più, diciamo, questa idea che stiamo in un terreno solido, fermo. E non voglio dire, e dopo molte cose hanno cambiato, le mentalità, le relazioni, e il movimento femminista si sviluppò dopo il 68. Il riconoscimento dell'ignoranza sessuale come l'omosessuale si sviluppò dopo il 68. Tutta una parte di liberazione del costume, della vita, si sviluppò dopo il 68, molte cose. Ma questo vediamo dopo. Quindi tutto è cambiato, nulla è cambiato, tout a changé, rien n'a changé dalla società. Tutto è cambiato, nulla è cambiato nella società. Dell'eredità del 68 oggi sono fioriti due, quantomeno, aspetti che tu avevi già messo in evidenza allora. La mancanza di fondamenti nell'esperienza della vita. Questo lascia irreversibilmente, soprattutto il nostro Occidente, in una condizione che dopo anni, per esempio, sarà definita postmoderna o con tutte quelle definizioni post che in buona sostanza hanno messo in evidenza la perdita delle certezze a partire dalla perdita della certezza del futuro, addirittura la perdita del futuro, la perdita della certezza di quella che è stata l'invenzione assoluta dell'Europa moderna e che poi l'Europa ha esportato in tutto il mondo, l'idea del progresso garantito, che è stato condiviso dalle culture della sinistra e dalle culture della destra in forme diverse, ma all'interno dello stesso paradigma, all'interno della stessa immagine della storia. Insomma, è venuta a meno una antropologia, un'idea e un'esperienza della condizione umana. Qual è oggi il senso della crisi della politica in rapporto a questa nuova condizione umana? Cosa possiamo sperare dalla politica oggi che è deprivata dei linguaggi tradizionali e non ha linguaggi nuovi? Che rapporto c'è fra la crisi della politica e la crisi della civiltà planetaria che l'Europa ha mondializzato? Possiamo dire che oggi pare che non c'è più niente dell'aspirazione del maggio 68, ma infatti vediamo il corso della nostra civilizzazione europeo-occidentale, che le rasghe, gli aspetti negativi di questa civilizzazione sono diventati più grandi e gli aspetti positivi più piccoli. E vediamo, sì, pensiamo che l'aspirazione a un'altra vita era il segreto di maggio 68. Oggi, in tutta una parte dei giovani, anche dei più vecchi, degli adulti, hai un momento di questa aspirazione, l'agroecologia, diciamo, lo che sono cercando di fare
autre mode de production più sano, ma di vivere significa oggi non unicamente quando noi vediamo l'agricoltura industrializzata, che sono i campi senza verme, senza insetti, senza uccelli, e con pesticidi, una natura morta, unicamente le piante, questa tendenza è con prodotti senza gusto, senza qualità gastronomica, senza qualità di sanità, tutto è standardizzato, tutto è. Le pomodori hanno la stessa forma e la stessa insipidità in inverno. Quando hai un momento con il consumo, con l'agricoltura, con i campi, in tutte le varie parti della società, di cercare un'altra vita. Si fa una moltiplicazione di associazioni per la solidarietà, di associazioni per un'altra vita. Per un consumo migliore, per la vita quotidiana, altro, di fare le ecoquartiere, dei quartieri e delle città senza inquinamento, la lotta, diciamo, dell'ecologia, questo movimento che non è allo stesso tempo planetario, universale, perché c'è la degradazione di tutta la biosfera, ma anche locale in tutte le parti della terra, perché c'è questa degradazione della natura che provoca la degradazione della vita stessa. Allora l'aspirazione a altro, e se vede una parte delle giovani che si sono, guarda Notre-Dame-des-Landes, l'episodio in Francia Notre-Dame-des-Landes, e la colonizzazione di questo terreno che era promesso a fare un aeroporto per nuovi coltivatori che vogliono fare agricoltura agroecologica e comunità non fondata sulla proprietà individuale ma su una proprietà comune. E questa è in lotta contro la legge dello Stato che impone la proprietà individuale a questo, un conflitto. Diciamo. E in questo conflitto si vede che questo movimento è la risurrezione in altro modo delle aspirazioni di maggio 68. Ma lo stesso problema rimane, perché l'uomo domenico è atteso presso la segreteria organizzativa del padiglione 2. Ripeto, il signor l'uomo domenico è atteso presso la segreteria organizzativa del padiglione 2. Ok, continuiamo. Lo scherzo che ha fatto senz'altro Renzo Arbore per memore della trasmissione di successo e della presenza della cultura di massa e mediatica anche nelle nostre coscienze. Sì, allora io dicevo che possiamo trovare anche lo stesso vuoto della immaginazione e del pensiero politico, perché sono tutte queste associazioni che stanno cercando la nuova via, una via per cambiare. E allora la differenza, non c'è più il mito della rivoluzione come soluzione, come modo operativo di fare questo cambio storico-antropologico. Allora, oggi penso che l'idea importante è l'idea di metamorfosi, perché metamorfosi significa una trasformazione che occorre non unicamente nel mondo animale,
con le farfalle, libellule e altro, dove verme si trasforma in una trasformazione radicale, con le ali, tutto, no, la metamorfose occorre in noi del momento prenatale, che noi metamorfose di un uovo in un fetus e del fetus in acquatico, in un essere aereno, no? E metamorfosi è un fenomeno storico. L'Europa del Medioevo non è la stessa dell'Europa moderna, e l'Europa di oggi è un po' metamorfosa. Relazione con l'Europa del 600, 700, ma diciamo la metamorfosi è una cosa. Beh, ma la questione di oggi, il problema della metamorfosi, è un problema planetario, perché c'è una interdependenza di tutti e anche una comunità di destino di tutti gli umani. E questa è la difficoltà. Ma penso che anche possiamo trovare la, diciamo, via verso la metamorfosi. Dopo possiamo fare la proclamazione, si può fare la metamorfosi oggi, no. Si deve cominciare cammini diversi, e questi cammini che fanno la confluenza per fare la trasformazione. Uno di questi cammini e di trasformare il deserto umano dell'agricoltura industriale, della vivente industriale, in un modo di unire il modo artigianale delle culture, il ritorno all'attività dei cavalli, degli animali, no? Con le conoscenze della scienza agricola botanica moderna. E penso che, per esempio, mi pare evidente che la mondializzazione deve essere compensata per la localizzazione. Diciamo, più c'è mondiale, più noi dobbiamo fare la protezione del locale. E questo è possibile. Per esempio, tutti i circuiti corti dell'alimentazione che si può fare, la preservazione della vita delle paesi, che in le paesi rimane un caffè, rimane un ufficio postale, che rimane un'epiceria, che rimane una carniceria, rimane piccoli commerci e possibilità di salute per le persone vecchie o infermi. Diciamo, hai una rigenerazione di tutto il locale che deve essere fatta, in contrapposizione del sviluppo mondiale che tende a fare la desertificazione di molte regioni del nostro paese, a cominciare la desertificazione industriale in molto caso. E per questa ragione dobbiamo pensare, allo stesso tempo, come della croissance, crescimento, la crescita. Ma deve compensare crescita e decrescita. Hai un movimento della decrescita, ma non deve unilateralizzare. Dobbiamo vedere blocchi che deve continuare la crescita, diciamo, tutta un'economia di aiuto, di salute, di solidarietà, di cose necessarie, di cose vitali, so? E la decrescita di un'economia
delle cose superficiali, mitologiche, immaginarie, dove la pubblicità ha fatto quasi un bisogno e che sono nocive e anche prodotte industriali con obsolescenza programmata che deve cadere in 8-10 anni e che deve pareil plus de et la résurrection d'une artisanat des réparations et de nos boutards et vie à toutes les causes les smartphones réfrigérateurs et télévision et autres que ça à une politique au chiamato politique des civilisations que noi possiamo fare giustamente per evitare le conséquences les plus négatives de la mondialisation. Et tous ces mouvements qui existent, et tous les pays, en Italie, en France, des régénérations de la vie quotidienne, des luttes contre tous les inquinements, des luttes pour l'aspiration pour une vie meilleure, tout ça, disons, se retrouve. Noi la stessa forma che mangiano 68, una forma tutta diversa, ma lo stesso non è arrivata a una coscienza di un pensiero che ha la capacità di affrontare l'evoluzione quasi pazza dell'universo con questo motore incontrollato, scienza, tecnica, economia. Allora, diciamo, lo stesso, infatti, maggio 68 era una parte di una storia internazionale, planetaria, studentile, giovanile, senza sapere questo. Oggi dobbiamo sapere che in tutte le parti del mondo sono momenti di una cosa più generale, di questa aspirazione a non andare alle catastrofi ecologiche o alla degradazione continua della vita quotidiana. Allora penso che nello stesso tempo continuità e discontinuità con lo che arriva oggi e lo che è arrivato in maggio 68. Voglio stimolarti su un'ultima questione, poi vediamo. Maggio 68 è fiorito nelle università, nelle scuole, è fiorito attraverso il fiorire di una nuova generazione adolescente, attraverso le sue aspirazioni. È fiorito mettendo in causa l'organizzazione della scuola e il modo della trasmissione dei saperi. Ora, se c'è una questione che è dirompente nel mutare la nostra condizione umana all'intreccio fra globalizzazione, interdipendenza, comunità di destino planetaria da una parte e sviluppo in modo imprevisto di tecnologie inedite, l'accelerazione della globalizzazione e la nascita di tecnologie inedite della conoscenza è simultanea per uno di quei giochi della storia sorprendenti. Alla fine degli anni Ottanta, la fine della guerra fredda, il crollo dei muri, la fine di un ordine che sembrava congelato per sempre e una rivoluzione pacifica, come era quella sognata e prefigurata nel 68, si è intrecciata con la nascita e lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione in modo imprevisto, che hanno reso interdipendenti sempre di più i saperi, le culture, hanno mutato il modo della trasmissione dei saperi, hanno mutato le identità dei bambini, degli adolescenti, dei giovani che sono a scuola ad apprendere e dei docenti che sono a scuola per insegnare. Questa è una mutazione straordinaria che è nata prefigurata nel 68, ma che poi si è posto in modi imprevisti al di là dell'immaginazione al potere che volevano
e che si voleva nel 68. E tu hai dedicato negli ultimi anni tanto impegno, tanta scrittura, tre dei tuoi libri di più grande successo planetario sono di questo tipo, ad affrontare il problema della riforma dell'educazione, della riforma della scuola, della riforma del pensiero, come condizione, non di una rivoluzione, ma di una metamorfosi, come levatrice, potremmo dire, della nascita di una coscienza planetaria. Ciò che distingue la condizione umana oggi, tu l'hai scritto tante volte, è che non si può prescindere dalla coscienza. E la parola chiave di tutto il pensiero che hai elaborato è la parola complessità, il pensiero complesso, l'educazione a pensare in modo complesso. Perché la riforma dell'educazione? La riforma dell'educazione come condizione di una politica della civiltà. Sì, è vero. Maggio, la ribellione di maggio 68 aveva la coscienza che della necessità di cambiare il sistema universitario, di aprire per una parte come un'aspirazione democratica, aprire l'università a tutti, no? Fare una selezione, che significa aumentare le capacità evidentemente dell'università. Ma l'altra cosa, erano conscienti e inconscienti, era di cambiare la questione del sapere, della trasmissione del sapere. E allora questo era un problema centrale con aspetti diversi. Il primo aspetto, la tendenza, l'aggravazione, oggi si fa l'aggravazione di una, in Francia, non so in Italia, della tendenza a fare dell'insegnanza universitaria un'insegnanza alle condizioni immediate, all'adattazione alle mestieri attuali, oggi informatica e altri mestieri, tecnicismo, altre. L'idea è che insegnare un mestiere, una specializzazione. Allora che l'università, una delle missioni dell'università è la trasmissione della cultura del passato. E oggi pensiamo non unicamente al passato della cultura europea, antica, greca, romana, ma anche asiatica, cinese, induista e altro. Diciamo, il problema dell'università è di dare la cultura al presente e donc di presentificare il presente con le necessità economiche della società. Adesso deve fare istituto specializzato per le mestieri e ha una missione più generale. E lo sapevo molto bene, Humboldt, che ha creato la università moderna in primi tempi dell'Ottocento. La seconda cosa importante è che l'università moderna si è fatta sulla base delle discipline e delle facoltà diverse e separate, cioè della specializzazione e compartimentazione del sapere, perché la specializzazione è una cosa utile, ma la specializzazione chiusa è una cosa nefasta.
oggi posso dire che il modo di enseñanza, della conoscenza e del pensiero è un modo di mutilazione, perché noi possiamo vedere il mondo in pezzettine separate. Infatti la mondo, la mondializzazione e l'interazione permanente dei fattori economici, politici, religiosi, psicologici, demografici e tutte le altre. Allora, allà, la cosa terribile è che l'aumentazione quantitativa del sapere è infatti una pauperizzazione del sapere, della capacità di capire la realtà in su diversi aspetti, faccia, in su complessità. Il problema della complessità è evidentemente fondamentale. E allora vediamo che non si trova alcuni temi che mi pare fondamentale per aiutare a vivere. Ma non ci trova nel secondario come in un'università l'insegnanza della conoscenza della conoscenza. Si insegna la conoscenza, ma no, che significa? Oh, la conoscenza è un processo che non è un processo quasi fotografico nel caso visuale, è un processo di traduzione, di stimoli luminosi e in una ricostruzione che si chiama la rappresentazione, la percezione. E di fatto il fatto quotidiano della costanza percettiva che fa che le persone del fondo della sala sono piccoli a miei occhi e la persona del primo piano sono grandissimo, ma in fatto io le vedo tutto lo stesso. Diciamo, errore nella percezione, lo fatto che allucinazione e percezione sono esattamente lo stesso, lo fatto che le parole, le discorsi sono le traduzioni e le traduzioni, che le teorie sono elementi che traducono la realtà, i concetti, e che di più, quando si può tradurre con il calcolo può capire molte cose, ma non può capire la umanità della umanità, non può capire amore, odio, passione, soffrire, tutte che sono fatte di umano. Insegnare, diciamo, le pièges, le trampe, si dice? Le trampe. Della trampoli della conoscenza e le possibilità e la vigilanza perché la tendenza per la peggio è una conoscenza unilaterale che non vede un aspetto delle cose e che si trasforma facilmente in una conoscenza manichaina dove sono, noi sono il bene e le altre sono il male. Diciamo, è una perversione permanente delle possibilità umane del conoscenza e le conoscenze tecno-economiche che dominano tutto in economia e squelettica una visione disincarnata di tutta la realtà umana. Dobbiamo insegnare che significa, che cosa c'è la condizione umana. Non si insegna che significa essere umana, perché tutto questo è tagliato in piccoli pezzettini, non unicamente in le scienze umane, ma anche nella biologia, perché il cerebro, la cervello è biologica, la mente è psicologica, sono le stesse cose, e che noi, come macchina fisica, non si insegna la realtà fisica, biologica dell'umano e la complessità di tutta questa realtà umana. Che noi, è tanto importante per la politica, perché
non possiamo pensare alla politica con una visione dell'uomo buono alla Rousseau o dell'uomo cattivo come Hobbes. Abbiamo tante possibilità umane e polarizzato tra la ragione e la follia, homo sapiens e anche homo demens, e tra le due una passione necessaria alla vita, ma una passione che non è controllata per la ragione, ma per la follia. Diciamo, la complessità umana è una cosa fondamentale che noi dobbiamo capire, non esiste. Non si insegna la comprensione umana, la comprensione degli altri, non unicamente dello straniero e dell'altra cultura, dell'altra civilizzazione, ma anche nella famiglia, anche nel lavoro, a tante incomprensioni degli altri, tante egocentrismi ciego. Hai una riforma profonda di tutti i programmi dell'educazione e siamo paralizzati in questo. E allora, come sempre la storia, come si fa, si sviluppa il nuovo? Non lo vediamo, sempre si comincia un fatto solitario, isolato. Era il caso del principe Sakyamuni. Bene, grazie. Allora, non so più, non mi ricordo più. Si parla di qua. Ah, sì, Buddha era solo, e di questo uomo solo è uscito un movimento gigante in Asia, lo stesso di Gesù il Cristo, che fu disconosciuto durante secoli romani e fino al momento che si sviluppa una grande. Lo stesso per il profeta dell'Islam, lo stesso per Karl Marx, lo stesso per tutti i creatori e iniziatori. E la storia si comincia una deviazione, la deviazione si sviluppa come tendenza e la tendenza può diventare una forza storica importante. E questa è la cosa che dobbiamo pensare a partire da un nuovo pensiero. E la ultima cosa che posso dire, se vediamo, noi dobbiamo, in una visione rigenerata dell'umanismo, perché l'umanismo, noi, è evidente il riconoscimento delle altre giovani, donne, straniere, come uguale con la stessa pienitudine dell'umanità. È evidente che oggi è una cosa necessaria per sentire la comunità umana, ma anche questa comunità oggi è come dei destini, abbiamo lo stesso pericoli, gli stessi problemi fondamentali per tutte le umane che deve militare per prendere la coscienza comune, che infelicemente non arriva. Ma la terza elemento della rigenerazione dell'umanismo è che stiamo in un momento straordinario di trasformazione dell'avventura umana. Questa avventura ha fatto molte trasformazioni, non unicamente a partire del Neandertale, dell'Homo sapiens, della preistoria, delle piccole società senza Stato, senza agricoltura, con l'impero e le città del mondo antico che sono di tutti caduti, con il sviluppo del mondo, con l'invasione dei barbari in Europa, con i tempi moderni, con tutte le trasformazioni oggi, che sono le più grandi trasformazioni, processi che vanno con lo stesso motore, come vi ho detto, scienza, tecnica e economia, o allo stesso tempo verso tutte le catastrofi ecologiche e altre, e
nucléare e altre, e un transumanismo che ha un potere molto più grande con questa idea dell'uomo augmentato, ma là è sempre una visione quantitativa del migliore, il migliore è nell'umanità, nel sentimento di comune, di fraternità, di amore, di simpatia. Il problema non è l'augmentazione del potere, il problema è la possibilità di fare migliori le condizioni di pensare, di sentire, di vivere. Miglioramento dell'umanità, sì, ma augmentazione è una cosa automatica che dà il superpopolare a una elite. Allora, in queste condizioni, stiamo in un momento di una certezza straordinaria e di cambio straordinario allo stesso tempo. Allora, dobbiamo, questo ultimo, pensare a una cosa di questa avventura. Questa avventura che continua, l'avventura della vita, è l'avventura della vita che è un modo di sviluppo dell'avventura del cosmos. E come diceva Eracliteo, il vecchio filosofo, dicevo che tutto viene dalla combinazione tra discordia e concordia. E è vero che oggi possiamo sapere che all'inizio, al principio dell'universo, sono i processi di unione delle particelle che si fanno in atomi, degli atomi che si fanno in molecole, degli atomi che si trasformano in astro, in sole, in galassia. È processo di unione, processo di relazione, processo di relianza. E allo stesso tempo, processo di distruzione, che la materia oxida l'antimateria, che si fa il secondo principio della termodinamica, della disintegrazione generale, della morte, di tutto. E questo è lo stesso nella vita. La vita, si vede, è lo stesso tempo la concordia, la unione dell'ecosistema, della biosfera. E allo stesso tempo lo conflitto tra le specie, tra la predazione e tutto altro. E nel mondo umano lo stesso, diciamo, questa relazione inextricabile tra Eros e Thanatos, come diceva Eros, tutte le forze di amore, di unione, di simpatia, e Thanatos le forze di disintegrazione e di morte. E allora l'unica cosa che possiamo sapere in questa incertezza totale è che di prendere il partito di Eros contro il partito di Thanatos, che questo significa evidentemente una lucidità di non si sbagliare, perché lo che erano comunisti pensava di prendere il partito di Eros, infatti hanno preso con Stalin il Thanatos, e oggi con coscienza nuova, con una conoscenza nuova, con un umanismo rigenerato, penso che l'unica cosa che possiamo sapere è prendere il partito Eros contro il Thanatos. Grazie.